Accidenti, quanta roba! Dice? Beh, è piccolo, ma non ci serve poi tanto spazio. Voglio dire, visto che staremo quasi sempre all'aria aperta, per via degli scavi. Dov'è Ted? Non si è fatto ancora vedere. Stanno cominciando i lavori e lui è in ritardo. È vero. Anche a me la cosa è sembrata strana. Perciò ho chiamato a casa dei Capwell e... E allora? Beh, Rosa mi ha detto che non è tornato a casa ieri sera. Cerca di avere un po' di pazienza, Lily. Ti prego, fammi ancora Lily, pensare, fammi riflettere un momento. Pazienza, non lo vedi? Io so aspettare. Allora aspetta! Se dobbiamo continuare a far finta che ne tra noi c'è qualcosa... Ne abbiamo già parlato per ore, adesso ti decidi a rispondermi, vuoi sposarmi o no? Non è che la tua proposta non sia allettante, Ted, anche se quanto al romanticismo siamo un po' scarsetti, oh, non trovi? Mi vuoi romantico, è questo che vuoi? Guarda che so esserlo, sai. Lily, mio piccolo fiorellino, vuoi essere la mia dolce sposa per piacere? Anche con la più fervida immaginazione una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Sono rimasto sorpreso anch'io. Capisco che come giudice hai il dovere di mantenere la calma, ma non ti sei arrabbiato neanche un po'. Bisogna solo aspettare che passi, papà. Sei un essere subdolo dalla doppia faccia. Giulia, non davanti a mio padre, ti prego. Scusa, hai un minuto per convincermi che si tratta di voci? Lo farei con molto piacere se volessi spiegarmi a quali voci ti riferisci. Al fatto che hai chiesto un secondo scrutinio dei voti, voglio sentirmi dire che non è vero. Allora, hai convinto Warren? No, sa essere così testardo certe volte. Assomiglia un po' al tuo vecchio? Anche peggio, ammesso che sia possibile. È deciso a rimanere in prigione, non vuole giustificarsi e dice di non avere rispetto per questa corte. Ha intenzione di rovinarsi con le sue mani, questo vuole fare. Cerca di proteggere me. A volte, papà, sono in dubbio se prenderlo a schiaffi o se dargli un bacio. Ti posso dire una cosa? Certo. Non so per quanto tempo ancora riuscirò a resistere. Immaginavo che il processo sarebbe stato un vero incubo, ma io non pensavo che le cose ci sarebbero sfuggite di mano. Arnold, ascoltami. Eccola qua la mia bambina. Ciao, Dolly. Ciao, dolcezza. Vado a dare un saluto alla mamma, pensi di farcela? Ce la farò, papà. Me lo auguro davvero. Ti prometto che riusciremo a superare tutto. E fra un paio di mesi, nel momento in cui penseremo a questo periodo, ci sembrerà un brutto sogno. Stavo pensando che Ciao, dovremmo Miss. Procedere in questo modo. A questo punto... Allora? Cosa non darei per essere una mosca e ascoltare? Secondo te che stanno confabulando? Qualsiasi cosa dicano, non sarà niente di buono per BJ. Oh, io faccio il tifo per te, dolcezza, tutti lo facciamo. Grazie, Dolly, è importante per me vederti qui ogni giorno. Ricordati una cosa, se per caso cominci a balbettare, devi cercarmi con gli occhi e guardarmi, poi ci penserò io a trasmetterti tutto il coraggio che ti serve. Salve. Salve, vado, ne riparliamo dopo. Grazie, Dolly. A dopo. Beh, non è certo una cosa simpatica, ma qualcuno la dovrà pur fare. Ma di che stai parlando? È arrivato il momento che qualcuno affronti quello stupido procuratore. Oh, e questo qualcuno saresti tu, però. Chi altro? Yoki il Duca, pronto ai suoi ordini. Non ti preoccupa testimoniare? Beh, certo ci sarebbero modi più divertenti di passare il pomeriggio, ma ce la farò. Sicuro. Vedrai che te la caverai benissimo. Devi solo dire la verità. Ragazzo, devi stare nella stanza dei testimoni. Lo so. Devi cercare di resistere. Presto finirà tutto e tu starai bene. D'accordo. Ok. Ci vediamo. Ciao.
Sawyer. Mamma. Ciao, tesoro. Non mi ero accorto che eri in aula. Lo so, eri occupato a fingerti sicuro per incoraggiare tua sorella. Era così evidente. Soltanto per me. Mamma, è una cosa che odio, dico davvero. Quello che dirò alla sbarra potrebbe far finire PJ in prigione. Avrei questo rimorso per il resto della mia vita. Non credo di sbagliare se dico che per me è arrivato il momento di togliere le tende. Julia. Channing. Mason. Papà. Lascia che ti ricordi alcune delle nobili frasi con cui ieri mi hai riempito la testa. Le dirò con altre parole, scusami. Hai cominciato col dire che non ti avrebbe fatto piacere vincere le elezioni se non avessi potuto festeggiare con me. Ma l'hai detto prima o dopo quella bugia secondo cui il tuo interesse per il matrimonio è più importante del titolo di giudice? Contesto l'uso della parola bugia. Io ero assolutamente sincero. Tu sei solo un ipocrita. Cosa? Io sarò maleducata, ma tu sei un ipocrita. Non capisco perché sei così arrabbiata. Richiedere un nuovo conteggio è una procedura normale, specialmente con tanti candidati. Ti sei arrabbiata perché l'ho richiesta io? O perché non ci hai pensato tu per prima quando avevi l'impressione di non averla spuntata? Sono arrabbiata per il fatto che la giustizia oggi ha vinto e tu remi contro con lo schema novre. Mi dispiace per te se io ho vinto e tu hai perso, ma sarà più utile la mia politica e non la tua per un cambio di direzione di questa preistorica corte. E Dio sa se ci vuole un cambiamento. Io voglio solo essere sicuro che in questa elezione vinca il candidato che lo merita. Niente di più e niente di meno. Adesso torniamo in aula, il processo ci attende. Aspetta un secondo, carino, io dico che c'è molto da discutere. In primo luogo io sono vostro onore e in secondo luogo non c'è nient'altro da aggiungere. Io penso che ne dobbiamo parlare ancora. Al momento ancora... sono ancora io, giudice. Decido io quando la corte deve rientrare e quando no. E io dico che deve rientrare immediatamente. Facendo innervosire. Voglio solamente una risposta. Non lo so, Ted. Non trovo un filo logico in quello che stiamo facendo. Ma come? Se dicevi di sì a Boratanga, ricordo che eri totalmente d'accordo. Eri la mia complice, eri con me al 100%. Lo so. E lo sono ancora, almeno credo. Però... se consideriamo il fatto... che non abbiamo dormito. Ora, l'idea del matrimonio potrebbe sembrarci plausibile, ma siamo stanchi. Prendiamoci una pausa. No, non mi muovo da qui fin tanto che non mi dai una risposta. Ted! Lily, sono stato sveglio ad aspettare tutta la notte e merito una risposta. E va bene. Anche se non riesco a capire cosa ne ricaveremo noi da questo gran pasticcio. L'unico nostro scopo è di vedere Rafe e Angela vivere nella più completa infelicità. Non ti pare che sia una cosa alquanto meschina? Cerca di capire. Tu e io siamo stati come due pedine nelle mani di Angela e Rafe, ok? Ho deciso di ribaltare la situazione. Voglio poter agire, non essere usato. Poi c'è quel problema con mio padre. Sarebbe una buona opportunità per risolverlo. Thank you.
nomi della tua sposina amatissima. Io devo dirti una cosa, Ted. Non credo di essere pronta a farlo. Come devo comportarmi, mamma? Ti siedi lì e dici tutta la verità. Lo so che non è facile, tesoro, ma non penso che tu abbia altra scelta. Potrei fuggire un'altra volta. Non lo devi nemmeno pensare, Sawyer. Mamma, non adesso. Voglio stare da solo, ok? Oh, Charlie, ciao. Come stanno andando le cose, cara? Non bene, temo. No, eh? In piedi! Inizia l'udienza, entra la corte. Presidente e il giudice Mason Capwell. Seduti, prego. L'accusa è pronta a chiamare il prossimo testimone? Sì, vostro onore. Lo Stato chiama Victoria McCarthy. Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica lo giuro. Lo giuro. Si accomodi. Vuole dirci il suo nome e cognome? Victoria Celeste McCarthy. La sua occupazione? Lavoro da un dentista. Vuole dire alla corte quali rapporti c'erano tra lei e Frank Goodman? Potevo essere ancora la sua fidanzata. E poi sua moglie, se non fosse stato per lei. Mozione per vizio di procedura. Avvicinatevi al banco, prego. Avvocato, non vogliamo assistere ad una replica di quello che è successo ieri in quest'aula. Tenga sotto controllo la testa. Mi sono spiegato? Prego, accomodatevi. La mozione per vizio procedurale è respinta, ma viene accolta l'obiezione. L'ultima frase della testa sarà cancellata. Si prega la giuria di non tenere conto, signora McCarthy. Si attenga ai fatti, senza divagazioni. Proceda, avvocato. Lei conosce bene l'imputata B.J. Walker? Sì. E come mai? Attraverso Frank. Lui me ne parlava spesso. Capisco. E le ha detto anche che era il suo padrino? Che la conosceva da quando era nata e cose del genere? Certo, ma anche tante altre. Per esempio? Mi diceva che era terrorizzato da lei. Fate silenzio, sarò costretto a far sgomberare l'aula. La vittima quindi aveva paura dell'imputata? Sì, esatto. Sembra davvero incredibile. Lei è stata testimone di fatti che possano provarlo? Sì. Ce li vuole raccontare? Frank sentiva che BJ provava per lui un'attrazione morbosa. Naturalmente il fatto lo preoccupava. E pur disapprovando quel tipo di sentimenti, voleva continuare a essere l'affettuoso padrino che era sempre stato. Sfortunatamente, lei voleva molto, ma molto di più. Obiezione, vostro onore. Alla testa è stato chiesto di riferire i fatti e non le cose che ha sentito dire. Ma io sto solo riferendo quello che ha detto lui in diverse occasioni. Obiezione accolta. Signora McCarthy, la prego, si attenga strettamente ai fatti. Signora McCarthy, ci racconti solo i fatti. Quando si parlava di BJ Walker, Frank Goodman come reagiva? Lui diventava molto nervoso. Una volta entrai in una stanza mentre stava guardando una foto di BJ. Frank cosa fece? Lui si mise a tremare. Si vedeva che era scosso. Era chiaramente spaventato. Quello fu un episodio isolato? No, assolutamente no. Frank era visibilmente agitato ogni volta che si nominava BJ. Ed era molto preoccupato quando decise di partire per la California. Per piacere, si spieghi meglio. Come ho detto, ci volevamo bene. Era sua intenzione sposarmi, ma mi disse che prima doveva risolvere il problema con BJ. Lui sapeva che avrebbe corso dei rischi, perché BJ era una ragazza potenzialmente pericolosa. Obiezione, vostro onore. Accolta. Oh, chiedo scusa, non sono mai stata sul banco dei testimoni. Se la sta cavando molto bene. Si attenga ai fatti, signora McCarthy. Ad ogni modo, la sera prima della partenza, Frank era terribilmente nervoso. Diceva di essere preoccupato per quel viaggio. E malgrado queste paure, perché decise comunque di partire? Perché era molto affezionato ai Walker, erano amici di vecchia data e lui non voleva perderli a causa del morboso attaccamento di una ragazzina dalle idee confuse. Obiezione, la testa presume fatti non provati. Accolta. E lei che cosa avrebbe dovuto fare? Organizzare preparativi per il matrimonio. Ma io non ho potuto neanche riabbracciarlo.
perché era stato assassinato. Assassinato da quella demente che, non potendolo avere, aveva deciso che nessun'altra donna l'avrebbe mai avuto. Accolta, la giuria non dovrà tener conto dell'accusa rivolta dalla testimone. Certo, dice di non tenerne conto, ma lo farà poi. A lei la testa. Signora McCarthy, ha detto di aver visto un Frank nervoso, un Frank spaventato ogni volta che veniva fuori il nome di BJ. In base a che cosa può affermarlo? Certo, conoscevo Frank abbastanza per capire il suo stato d'animo. Secondo quello che ha detto, si direbbe che Frank ne parlasse poco, pur avendo forti reazioni. Esatto. Quindi lei fonda le sue affermazioni su un'interpretazione personale di quello che crede Frank provasse. Lei ha mai visto BJ e Frank insieme? No. Quindi ammette che le sue conclusioni sono frutto di un criterio personale su ciò che Frank provava. Ho detto ciò che ho visto, avvocato Wainwright. Non è possibile che Frank fosse un uomo ansioso. Il nervosismo e l'ansietà sono molto simili. Che cosa ne dice? Questo non lo so. Lei ha testimoniato prima che Frank aveva paura di BJ perché temeva molto la reazione che avrebbe avuto la ragazza sentendosi respinta. È giusto quello che dico? Giusto. Io credo che Frank fosse un uomo ansioso, disperatamente in cerca di una soluzione con BJ, malgrado i suoi perversi e insani desideri verso la ragazza. E in relazione a quanto abbiamo sentito oggi in aula, io dico che la mia teoria è plausibile quanto la sua, non crede? Qui siamo davanti alla legge, signora McCarthy, e i fatti, non le impressioni, sono le cose degne di importanza in un tribunale. E il fatto è che è stata BJ quella che ha sentito l'urgenza di allontanarsi migliaia di chilometri da Frank. BJ ha sentito la necessità di prendere le distanze da Frank e non viceversa. Obiezione, vostro onore. Ne vogliamo fare una questione di punti di vista o la difesa cerca di arrampicarsi sugli specchi? Accolto. La difesa ha capovolto i fatti. BJ non ha lasciato la Florida per scappare da Frank. L'ha fatto per attirare la sua attenzione, per fare in modo che lui la seguisse. Lei come fa a dirlo? Perché me l'ha detto lui? Non è vero che lei non ha alcun titolo per fare asserzioni sullo stato d'animo di Frank Goodman? Che lei non ha alcun titolo per fare affermazioni sullo stato d'animo dell'imputata? BJ Walker poteva amare Frank o poteva odiare Frank, ma lei non è competente in nessuno dei due casi. Le supposizioni non sono... Obiezione, tormenta la testimone. Accolta. Forse non posso parlare a nome di BJ Walker, ma ho qualcosa che può farlo. Questa è una lettera scritta a Frank per il suo compleanno. Obiezione, vostro onore. In cui si dice: ti amo, mi manchi tanto e non vedo l'ora di poterti Obiezione. Rivedere. Obiezione. Ed è firmata la tua BJ. Obiezione, vostro Gli avvocati onore. In camera di consiglio immediatamente. Quella lettera è autentica? Sì, però il contenuto non è quello che sembra. Può danneggiarmi, però. Non depone a nostro favore. Hai rintracciato Ted? No. E non c'è traccia neppure di Lily. E lo sa che oggi è il compleanno di Ted. Stasera farà una festa, lo troveremo lì. Non posso aspettare fino a stasera. Hai provato a chiamare la dépendance? Era costantemente occupato. Allora ho chiamato il centralino e mi hanno detto che la cornetta era staccata. Allora è chiaro, quei due sono insieme. E si meraviglia dopo il modo in cui sono scappati a Borotanga. Ted! Ma non sai fare altro? Sempre buttato sul divano con la pancia all'aria a guardare per ore e ore quello stupido aggeggio. Sembri un morto, sei sempre depresso come se ti fosse morto il gatto. Lily... Mi sono rotto le scatole di sentire questa lagna ogni Però due quando minuti. Ci siamo sposati io pensavo che ci saremmo divertiti insieme. Invece sei depresso. Stai seduto e sei depresso. Non parli e non fai niente di niente. Beh, sono cose che tu non puoi capire. Forse no, Ted. Ma perché tu non me ne parli mai? Ah, lascia perdere. Al diavolo. No, Lily. Tanto non potresti mai capire. Nessuno potrebbe mai capire.
Angela. Angela. Angela, si sente bene? Io sto bene. Spero che il cielo assista Ted. Faccio l'avvocato da tanti anni. Ho lottato contro squali che non meritavano di essere chiamati servitori della legge. Ma questo è l'uso più clamorosamente scorretto di procedura processuale a cui abbia mai assistito. Ora lei dirà che non sapeva che la testa avrebbe tirato fuori quella bomba a mano dalla borsetta. Non ne avevo ecco idea. Ecco appunto, non gli consentirai di farla franca. Vostro onore, sono rimasto sbalordito come tutti quando la McCarthy ha cominciato a leggere quella lettera. Ma mi permetto di far notare che questo episodio getta nuova luce sui sentimenti dell'imputata per la vittima e credo che la lettera vada considerata come prova. Avvocato, torni tra noi, che ne dice? Vuole scendere dalle nuvole. Quella lettera non è ammissibile e lei lo sa bene. Vediamo di arrivare ad una conclusione. Siamo d'accordo, avvocati? Ascoltate bene quello che dico. Signor Arnold, la sua richiesta è respinta. Quella lettera è irrilevante, oltre che pregiudiziale e tendenziosa. Prendo per buona la sua parola quando dice che non era stato informato dell'esistenza di quella lettera. Ma l'ha esorto per il futuro ad educare i suoi testimoni ad un uso corretto della procedura legale. Ho scoperto di non gradire sorprese durante le udienze. Ma a vostro onore... Non c'è altro, grazie, avvocato. Ti ringrazio. Non l'ho fatto per te. Difatti non l'avevo neanche pensato. Ci vediamo dopo in aula. Giulia. Sì? Odio questa situazione, credimi. Io penso che ci faccia soltanto soffrire. Odio la rabbia e odio i litigi. Beh, eravamo coscienti dei pericoli, ne abbiamo tanto discusso. Abbiamo discusso delle ipotesi, Giulia. Ma la realtà è una cosa ben diversa. Adesso mi manca mia moglie. Mi manca poter fare colazione con lei la mattina. Mi mancano le schermaglie quando litigavamo per il giornale. E i nostri continui battibecchi sulla politica e su come va il mondo. Mi manca non poterla abbracciare quando per caso ci incrociavamo inaspettatamente, perché abbracciarla è la cosa più bella del mondo. Mi mancano i suoi insensibili tentativi canterini sotto la doccia. Mi manca da morire il profumo dei suoi capelli quando li aveva appena lavati. Ma soprattutto mi manca il suo dolcissimo respiro quando la sera appoggiava la testa sul mio petto e per la stanchezza si addormentava. Mi manca tanto. Rivoglio mia moglie. Anche a me manca tanto mio marito. Il suo malumore mattutino e quel buffo incespicare tra i mobili prima di aver bevuto il caffè. Ricordo con tenerezza quando lo sorprendevo di nascosto a guardare con affetto sua figlia Samantha. Mi manca il modo in cui sapeva guardarmi e vedere tutto fin dentro al mio cuore. Ma quello che mi manca di più è la sicurezza che provavo poggiando la mia testa sulle sue spalle. Mi manca terribilmente. Io rivoglio mio marito. Non sempre si può avere quello che si vuole. Già, credo proprio di no. Allora? Non ne ha voluto sapere. Perché? Ma dice... Giulia. Mason accetterà quella lettera come prova d'accusa. No, ma i giurati conoscono il contenuto e quindi il danno è fatto. Hai un'idea di quello che si dicono? Nessuna. Ma è già da questa mattina che qualcosa bolle in pentola. Non voglio che tu ti faccia mettere sotto da quella donna, dolcezza. Devi aspettarteli colpi bassi fino a quando sarai in balia di questa manica di ignorantoni. Lo so.
Ma è duro starsene seduti e non potersi difendere da quelle orribili accuse che ti fanno degli sconosciuti. Senti, c'è un mucchio di gente che crede in te, tesoro mio. Ecco, voglio che questo non lo dimentichi mai, d'accordo? L'udienza ricomincia. Andiamo. Per quanto ha potuto osservare, che tipo di relazione c'era tra BJ e Frank? Lui era il nostro padrino. E lo abbiamo sempre considerato uno di famiglia. Erano in confidenza? Lo eravamo tutti. Ha notato qualcosa di diverso rispetto al rapporto che aveva, per esempio, lei con Frank? Beh, è possibile. BJ è la più grande ed è una ragazza. Le ha mai detto cosa sentiva per Frank? Sarebbe a dire? Le ha mai detto che lo amava? Beh, sì, ma deve capire... Limiti le risposte ad un semplice sì o no, signor Walker. Come faccio se lei mi fa domande che richiedono un minimo di spiegazione e non un semplice sì o no? BJ le ha mai detto che amava Frank, sì o no? Sì, ma... Sua sorella aveva un'attrazione fisica per Frank? Attrazione fisica? Lo baciava, lo abbracciava. Sì, ma... Sì o no? Non è così semplice. Lo è in questo tribunale. Siamo una famiglia, tra noi c'è molto affetto, d'accordo? Proviamo dei sentimenti, a volte gridiamo e a volte ci abbracciamo. È tutto qui, niente di speciale. Vostro onore, così non facciamo passi avanti. Potrebbe istruire il test sulle procedure da seguire? Enfatizzare le risposte non è permesso in tribunale. Circoscriva le sue risposte alle domande formulate e nient'altro. Procediamo. Grazie, vostro onore. Ritornando alla notte del delitto, può dirci se ricorda di aver visto sua sorella nel deserto? Sì, era lì. Non aveva scelta, Frank l'aveva rapita. Ah, è così. E lei c'era quando avvenne il presunto rapimento? No, ma... Quindi non può sapere se sua sorella abbia seguito Frank spontaneamente? Sì, invece, conosco i fatti, mia sorella me li ha raccontati. Vostro onore... Non mi costringa a richiamarla un'altra volta. Sono veramente stufo. Stufo che mi diciate come devo rispondere. Mi avete convocato per sentire la mia testimonianza, io sono qua e adesso dovete ascoltarmi. Mia sorella è stata ingannata da un individuo che ha trasformato tutto ciò che c'era di puro e onesto in qualcosa di insano e perverso. E come se non bastasse, adesso è anche imputata. Si dovrebbe parlare di giustizia in questo posto. Vostro onore, signor Walker, si sieda e faccia silenzio, altrimenti sarà accusato di oltraggio alla corte. Lasciate stare Sawyer, vi prego, lasciate stare Sawyer! Finirai per consumare il pavimento se continui a fare avanti e indietro. Scusami, io sono un po' nervosa per questa storia e ci metto un po' a decidere se devo sposarti oppure no. Non è una cosa da niente, Ted, lo capisci, ma dico, ci hai pensato bene. Ti rendi conto cosa vuol dire essere sposati? Per sempre, come si dice, finché morte non ci separi. Ah, ci siamo divertiti, vero? Lily... Abbiamo solo fatto la spesa. Ma io adoro i supermercati, quelle belle scatolette colorate, quei bei prodotti. Tesoro, che cosa preferisci per cena, bistecca o pollo? Ti ho già detto che non c'è bisogno che cucini, possiamo ordinare una pizza. Lo sai, Ted, non voglio farti mangiare quella robaccia. Quando ti ho sposato ho promesso di amarti, di nutrirti e cucinare per te. Allora che preparo? Bistecca o pollo? Non ha importanza, Lily. Oh, bene, ti farò una sorpresa. Adoro le sorprese. A proposito di sorprese... Cosa? Oh, Ted, vedrai quanto ti piacerà, tesoro. Oh mio Dio, quella donna mi fa impazzire. È possibile che non si stanchi, che non si fermi mai? Lily, io non amo le sorprese. Bambola, tesoro! Chiudi gli occhi! Uno, due, tre! Aprili! Allora... Cosa ne dici? Grande, grandioso. Allora che cosa stai aspettando?
No, adesso basta. Non ne posso più. C'è qualcosa che non va, Ted? Non posso più sopportarlo. Questa cosa deve smettere. Non resisto un minuto di più. Ted. Ted. Ma si può sapere che diavolo ti prende? Allora sei tu. Ted, certo che sono io. Ma che ti succede? Non è che per caso ci hai ripensato? Questo non è un circo. Avvocato, la prego, dica alla sua cliente di rimanere seduta. Farò sgombrare l'aula e allontanerò l'imputata se non si impegna a mantenere un minimo di decoro da adesso fino alla fine del processo. Quanto a lei, avvocato, la ritengo personalmente responsabile. Non è la prima volta che si esibisce in atteggiamenti plateali allo scopo di sollecitare una specifica risposta. È un modo di procedere inaccettabile nel mio tribunale. Si comporti in modo consono ad un rappresentante della legge. Capisco quanto sia difficile per lei, ma c'è una procedura da rispettare. Che la cosa le piaccia o meno. Procediamo. Vostro onore, chiedo molto rispettosamente un breve aggiornamento. Respinto. Siamo tutti stanchi, ma finiamo l'interrogatorio. Le faccio un'ultima domanda. Signor Walker, ha visto sua sorella sul luogo del delitto? Le ricordo che è sotto giuramento. Ripeto, ha visto sua sorella sul luogo del delitto? Sì. La ringrazio. Ho finito. A lei il test. Ha visto cosa stava facendo sua sorella quella notte? No. Quindi lei asserisce solo di averla vista sul luogo del delitto e nient'altro? Sì, esatto. La ringrazio, non ho altre domande da fare. E lei, avvocato? No, vostro onore. Il test può accomodarsi. Non importa, Sawyer, va tutto bene. Cos'è che non importa, BJ? Cosa? Sempre deciso ad andare fino in fondo, ora tocca a te. D'accordo, sta a sentire. Oh no. Che c'è? Oh, si sono bruciati i toast, aspetta, torno subito. Lily, meno male, allora stai bene. Rafe, si può sapere che vuoi? Il telefono era sempre occupato, mi stavo preoccupando. Devo farti una relazione della giornata? No, non è questo che ti volevo dire. È cosa? Cosa? C'è Ted con te. Con quale coraggio mi fai questa domanda? Senti, te l'ho chiesto solo perché lo sto cercando. E così tu lo stai cercando e automaticamente deduci che sia qui. E cosa c'è di strano, visto che passate tanto tempo insieme ultimamente? Ascolta, so che questi non sono affari miei, ma ho bisogno di saperlo, Lily. Ted ha passato la notte con te? Sì. A dire la verità, Ted ha passato la notte qui. E adesso, per piacere, lasciami in pace. Che succede? Con chi stavi parlando? Con nessuno. Volevi una risposta? Adesso sono pronta a dartela. Come sta? Non bene. Non credo di averlo mai visto così arrabbiato. Non mi ha detto neanche una parola. È scappato via. Vedo cosa posso fare. Grazie. Penso che abbia bisogno di te ora.
Non lo so, McCabe. Potrebbe ritorcersi contro di me. Non accadrà. Lei me lo può garantire? Credo che un modo ci sia, ma glielo dico dopo, d'accordo? Ok. Vedo che non ci sono altri testimoni per lei, avvocato. Considera conclusi i suoi interrogatori? No, vostro onore. Vorrei poter interrogare un nuovo teste. Dolly Foster. Vostro onore, cos'è, un altro colpo di scena? Di nuovo l'accusa presenta un teste a sorpresa senza tenere in alcun conto le procedure da seguire? Sono d'accordo con il suo collega della difesa, avvocato. Vostro onore, la Foster può fornire informazioni per la soluzione del caso, informazioni emerse solo ora. Spero che la Corte mi conceda la libertà. Ribadisco la mia obiezione. Io non avrei tempo materiale per valutare le possibili conseguenze per la mia cliente di questa imprevista deposizione. Farò in modo che le sia concesso tempo sufficiente per prepararsi al controinterrogatorio, avvocato. Chiami la testimone. Lo Stato chiama Dolly Foster. Tu pensi che sappia qualcosa che ci può nuocere? Ti posso giurare che questo non lo so. Ciao, felice di vederti. Ciao. Siamo in ritardo per la festa di Ted. Questo è il regalo per lui? Certo, su, sbrighiamoci. Channing. Cosa c'è? C'è una cosa di cui dovrei assolutamente parlarti. Non puoi aspettare. Ora facciamo la sorpresa a Ted. Ne parliamo dopo, d'accordo? Allora? Beh, forse lo immagini cosa sto per dirti, ma non qui. È una notizia così bella che voglio che la sappiano tutti. Sei un uomo fortunato, non ti muovere da qui, torno subito. Ma di che cosa stai parlando? Tu, sta qui e aspettami. Mi metto qualcosa di sconvolgente e ce ne andiamo. Arrivo! Sconvolgente? Lei ha visto B.J. Walker la notte che fu ucciso Frank Goodman? Non mi ricordo quando è stato con esattezza. Non ricorda? È successo il 10 agosto. Quando sono al lavoro al ristorante una data vale l'altra. Questa non mi ricorda niente. Però quella notte non fu uguale a tutte le altre. Spararono ad un uomo e l'uccisero. Quindi le ripeto ancora la domanda. Lei ha visto l'imputata quel 10 di agosto ad un'ora imprecisata tra mezzanotte e le 3 del mattino? Scusi, chi dovrei aver visto? L'imputata. Oh, santo cielo, dolcezza, io non sono un avvocato. E chi sarebbe questa imputata? Ho capito, le piace scherzare. Riepiloghiamo, B.J. Walker è l'imputata in questo processo. L'ha vista quella notte? B.J.? 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 B.J., sei tu, vero?